Ciao, io sono El Ghazi e questo è il canale di El Ghazi. Oggi vediamo insieme la breve storia e tutte le curiosità di Photoshop. Ma prima, grazie davvero per esserti iscritto al canale e per aver messo like a questo video, perché sono sicurissimo che l'hai fatto. Manda la sigla e vediamo insieme la breve storia e le curiosità di Photoshop. Photoshop è il software più piratato di tutti i tempi. Non so se esiste la parola piratato, però piratato. Non è stato inventato da Adobe, ma è stato acquistato. Il primo nome che ha avuto non è stato Photoshop, ma è stato Display. Photoshop su Google restituisce 870 milioni di risultati. Adesso però andiamo alla storia. La prima versione di Photoshop, che allora veniva chiamata Display, venne realizzata da Thomas Knoll nel 1987 su un Mac Plus. Display visualizzava immagini in scala di grigio su un monitor in bianco e nero e non aveva nessun'altra funzione. Thomas aveva un fratello che lavorava alla Industrial Light and Magic, un'azienda che ha prodotto praticamente quasi tutta Hollywood, parlando di effetti speciali, a partire da Star Wars, giusto per dire un nome. E Thomas sperimentava l'editing di immagini, appunto per la produzione di effetti speciali. Nella fase primitiva Photoshop aveva già dei livelli di regolazione che oggi conosciamo, come luminosità, saturazione, bilanciamento del bianco e tinta unita. Inoltre era già possibile utilizzare pennelli e operare con selezione dei bordi non netti. John, appunto, cercò un nuovo nome per Display, che Photoshop a quei tempi era Display, e dopo aver scartato Image Pro, che era già utilizzato, qualcuno suggerì il nome Photoshop, e appunto Photoshop fu. E grazie all'incontro con un personaggio importante, Russell Brown, direttore creativo di Adobe di quei tempi, che fu molto colpito da Photoshop e credette seriamente al suo potenziale. Quindi Russell Brown ha dato, diciamo, il lancio a Photoshop. Nel 1990, dopo mesi di ottimizzazione e nuove funzioni aggiunte, la versione 1.0 viene distribuita al pubblico. Semplice da usare e ben programmato, Photoshop ebbe subito successo. È stato proprio nel momento in cui i sistemi desktop stavano cominciando a moltiplicarsi, a svilupparsi. Parliamo esclusivamente di Apple. Apple ha dedicato tantissimo allo sviluppo di sistemi per il suo sistema, sistemi per il suo sistema. Photoshop ha avuto molto successo perché era diverso. Adobe aveva capito una cosa, che la usabilità era fondamentale. Interessante la storia del programma più craccato di sempre e forse anche il più usato di sempre, più ricercato di tutti i tempi, quando si parla di editing foto. E quindi questa è stata una storia brevissima e le curiosità brevissime su Adobe Photoshop. Io ti ringrazio per esserti iscritto al canale, per aver messo like a questo video, perché sono sicurissimo che l'hai fatto. Ricordati, abbiamo un podcast che esce ogni giovedì ed è un podcast in video che trovi in questo canale su tutte le piattaforme di podcasting. Noi ci vediamo alla prossima, grazie per essere stati con noi. Sigla.